Sicuramente Claudio potrà essere più preciso se parliamo invece di quali imprese oggi possono essere, diciamo, idonee al percorso che Pre-Lit si è prefissato. Mi verrebbe da dire tutte. Mi verrebbe da dire tutte perché? Perché quello che Pre-Lit si prefigge come percorso è quello di crescere da un punto di vista anche dimensionale, quindi culturale e dimensionale, le piccole imprese per portarle al punto nel quale possono effettivamente prendere coscientemente la decisione eventualmente di affrontare il percorso della borsa. Allora, la crescita è una crescita sicuramente di capitale e finanziaria, che è quella che magari più direttamente può vedere una banca come parte in causa, ma è anche e soprattutto, e noi abbiamo puntato molto in questo periodo su questi aspetti, una crescita, come dicevo, culturale, quindi una crescita che va nell'ottica dell'internazionalizzazione, perché è verissimo che sono stati citati casi, mi viene da dire limite, di aziende con meno di 10 milioni di fatturato che affrontano questo tipo di percorso. È anche vero che invece normalmente parliamo di aziende un po' più strutturate. Il primo passo in termini di strutturazione è sicuramente l'internazionalizzazione, quindi la capacità di affrontare i mercati esteri, che non vuol dire necessariamente affrontarli o affrontarne tanti contemporaneamente, ma sicuramente la capacità di affrontarli, questo sì. Diciamo che questi passi, quindi una crescita verso l'internazionalizzazione, verso la capacità di essere digitalmente percepiti, oltre ad avere ovviamente una struttura finanziaria di capitale adeguata, ecco, questo percorso di crescita, che è, diciamo, il core di Pre-Lit, sicuramente questo percorso può essere intrapreso da qualsiasi impresa, a prescindere dal fatto che abbia già oggi l'idea poi di proseguire con Elite verso la quotazione, piuttosto che semplicemente acquisire tutto quel bagaglio esperienziale che comunque gli potrà essere utile a prescindere da quello che sarà poi il risultato finale.